Buonasera e ben ritrovati amici e amiche dell'Atletica. Primo pentathlon della stagione al Pala Indoor di Padova, dove negli allievi si è imposto il nostro Alberto Nonino, Atletica Malignani Liberta Surine, che ha totalizzato 3.373 punti con questi risultati. 60 ostacoli, 8 secondi e 47, 1000 metri, 3 minuti, 2 secondi e 57, salto in alto 1 metro e 83, salto in lungo 6 metri e 22, peso 11 metri e 54. Nelle gare di contorno registriamo l'exploit degli 800 metri dello junior Emanuele Brugnizza del GS Natisone, che realizza con il tempo di 1 minuto 53,27 il nuovo record regionale, andando a migliorare 26 anni dopo il limite fissato a Verona da Dario Giacomello di 1 minuto 54,55. 18 anni e spiccioli, allenato da Paola Penso, Brugnizza ha stracciato con questa performance il suo precedente primato al coperto di 1 minuto 57,88, stabilito sempre a Padova lo scorso mese di febbraio, aggiornando anche quello all'aperto, dove a Sasso Marconi nel mese di giugno aveva corso in 1 minuto 54,94. Il Pala Indoor Ovidio Bernes di Paderno, la sua pista corta e le pedane per i salti, ha aperto il 2020 dell'attività al coperto con un meeting regionale riservato alle categorie assolute, con ottime prestazioni soprattutto nei salti. La novità, o la rivelazione se vogliamo, è Vadim Kalku, ucraino naturalizzato italiano che vive a Piove di Sacco e gareggia per l'Atletica Bruniera Friuli Intagli. Nel lungo piazza un interessante 7 metri e 11 precedendo l'azzurro del triplo Simone Biasutti, Trieste Atletica, anche lui oltre i 7 metri, 7 metri e 4. Biasutti va a vincere il giorno dopo il salto in alto con 2 metri e 10 per poi tentare invano il personal best a 2 metri e 16. Bene anche il nuovo acquisto della Trieste Atletica, Francesco Ruzza, che è di Caorle e proviene dalla Biotecna Marcon, con 6 metri e 94 di lungo, terzo, e 2 metri e 6 di alto, secondo. Giulia Carnielli torna ad alto livello con 4 metri di asta ed è una delle donne di punta del Malignani Libertas dopo gli anni passati alla Forestale e ai Carabinieri. Tenta invano di valicare i 4 metri e 10, ma ha agevolmente la meglio su Giorgia Vian, nuova atletica fanfulla lodigiana, che si ferma a 3 metri e 65. Terza piazza per Sara Agostinis, Bruniera Friuli Intagli, con 3 metri e 20. Nell'asta maschile si afferma Alessandro Azzano, Malignani Libertas, con 4 metri e 5 davanti al compagno di squadra e Master 50 Daniele Caporale, 3 metri e 60. Inizia bene anche la saltatrice in alto, Cussina Celins Brekar, con 1 metro e 65 per poi provare senza successo il 1 metro e 72. Personale nel triplo per Alberto Blasco, Trieste Atletica, che passa da 14 metri e 14 all'aperto a 14 metri e 33 al coperto, a buon esordio nella categoria junior di Anna Costella, Bruniera Friuli Intagli, con 5 metri e 50 di lungo. Completano il podio con lei nell'ordine Esther Monaco, Malignani Libertas, con 5 metri e 38 e Mariana Missori, Triveneto Trieste, con 5 metri e 25. Passando alla velocità, grande impressione ha destato l'azzurrino veneto Federico Guglielmi, Atletica Biotecna Marcon, neo junior e vincitore dei 60 con 6 secondi e 84 davanti allo sloveno di Nova Gorica Rock Concina, 6 secondi e 94, e al lombardo Marco Martini, Riccardi Milano, 6 secondi e 95. Tra le donne Aurora Berton, Libertas Friul Palmanova, da quest'anno sotto le cure di Lucia Pierobon, si eguaglia con 7 secondi e 61 ed approva di piena efficienza. Negli ostacoli vittorie di Gabriele Cernigoi, Malignani Libertas in 8 secondi e 14, categoria assoluti, di Michele Biasutti, Trieste Atletica in 8 secondi e 13, categoria junior, e di Simone Coren, Malignani Libertas, con 8 secondi e 36 della categoria allievi.
Tra le donne si impongono Anna Bionda, Cus Trieste, in 8 secondi e 91, e l'allieva Elisa Battistoni, Malignani, Libertas, in 9 secondi e 24, davanti a Rachele Mezzavilla, Libertas, San Vitese, Durigon, in 9 secondi e 31. Naturalmente siamo appena all'inizio, anche se in questo weekend si comincerà a fare sul serio con i campionati regionali allievi e junior, sempre nell'impianto coperto di Paderno. E anche la stagione dei cross è partita a spron battuto e ad accendere i fuochi epifanici e non solo è stato il CSI con il campionato regionale di Pavia di Udine, con l'organizzazione della polisportiva Trattoria Friuli e 400 atleti al via appartenenti a 31 società sportive della regione. Sui tradizionali percorsi allestiti sugli argini del Torre si sono affrontati i migliori crossisti dando vita a manche spettacolari e combattute. I titoli sono andati a Violet Menean, Velox Paularo e Marco Freschi, Atletica Dolomiti Friulane, per gli esordienti. Nei ragazzi successo di Linda Minigutti, Fidal, e titoli a Ingrid Asia Blai, Podisti Cordenons e Leonardo Di Nicolò, Atletica Dolomiti Friulane. Beatrice Vattolo, Keep Moving, e Riccardo Zanon, Podisti Cordenons, nei cadetti. Serena Rodolico, Keep Moving, e Fabio Visintini, GS Natisone, negli allievi. Negli junior, vittoria di Giulia Pessot, Fidal, e titoli CSI a Margherita Ghidina e Mohamed Ali Mahmoud, della Carni Atletica. Erika Franzolini, Podismo Butrio, e Daniele Galasso, Polisportiva Tricesimo, nei senior. Daniela Festa e Francesco Nadaluti, Polisportiva Tricesimo, nella categoria Amatori A. Federica Qualizza, GS Natisone, e Massimiliano Visca, Polisportiva Montereale, nella Amatori B. Paola Carinato e Giuseppe Pagano, GS Natisone, nei Veterani A. Fulvia Cecchini, Atletica Buia, e Maurizio Zamaro, e Almico Corsa, nei Veterani B. Tra le società si è piazzato al primo posto il solito gruppo sportivo Natisone, che ha regolato con 716 punti una sorprendente polisportiva Tricesimo, che rispetto ai cividalesi, compatti in ogni categoria, conta su un nutrito e qualificato gruppo di senior e master. 701 punti per i tricesimani, mentre sul terzo gradino del podio è salita l'Atletica Dolomiti Friulane con 423 punti. Sempre il GS Natisone ha occupato il primo posto nelle classifiche dei trofei Carlevaris, giovanili maschili, e comitato CSI Udine, categorie femminili, mentre l'ultima classifica di società, trofeo comitato CSI regionale, per le categorie assolute maschili ha premiato la polisportiva di Tricesimo. Appuntamenti segnalati. Domenica è in programma ad Aviano l'ottavo cross della Pedemontana, campionato regionale individuale di società master e campionato provinciale di società giovanile. Organizzato dall'Atletica Aviano al centro sportivo Visinai, il cross è patrocinato dal comune di Aviano e può contare sulla collaborazione delle associazioni del territorio. Ecco il programma, alle 8 ritrovo giurie e concorrenti. Ritiro pettorali presso il centro sportivo Visinai di Aviano con inizio gare alle 9.30 e premiazioni alle 12.30. Appuntamenti segnalati. Sabato 1 febbraio si disputerà a Forni di Sopra la 18ª edizione della Sky Crono Varmost, gara di sci alpinismo in notturna del Varmost. Due gli eventi proposti, la tradizionale cronoscalata Sky Vertical individuale e la terza edizione dello Sky Raid a coppie che assegneranno il 21esimo Memorial Claudia Corisello. Alle ore 17 partirà lo Sky Raid, gara a coppie con dislivello in salita di 2000 metri per uno sviluppo di 16 km. Alle ore 18 partirà la Sky Vertical individuale che prevede la classica salita con dislivello di 830 metri e una lunghezza di 4,3 km. Sarà possibile partecipare alla cronoscalata anche con le ciaspole con successiva discesa mediante le seggiovie. Vediamo il promo. Ciao ragazzi, mi raccomando, anno 2020, data importante, sabato 1 febbraio, Forni di Sopra, patrimonio UNESCO, adesso vedrete che spettacolo. Teniamo duro, non si molla, Sky Crono Varmost, venite numerosi.
L'Atletica 2000 Codroipo per il 2020, anno del 25esimo di fondazione, ha messo in cantiere un fitto programma di manifestazioni. L'associazione, cresciuta in maniera vertiginosa negli ultimi anni, conta 450 soci, di cui quasi 200 minorenni e 120 master. La prima manifestazione già alle porte si svolgerà il 2 febbraio dalle 9.30 nel parco di Villa Ottelio Savornian, ad Aris di Rivignano Teori. Un appuntamento cruciale con la corsa campestre valido per i campionati regionali giovanili, prima fase. Insieme alla FIDAL, al comune di Rivignano Teor e alle Proloco di Rivignano Teor, Aris e al comitato Villa Ottelio Savornian, l'Atletica 2000 ha voluto portare in uno dei luoghi più magici del Friuli Venezia Giulia i giovani atleti, creando un connubio tra sport, arte e natura. L'Atletica, dicono gli organizzatori, è anche un potente veicolo promozionale da proporre in luoghi che hanno un alto valore storico, turistico e naturalistico. Per questo sono previste delle visite guidate alla villa per i partecipanti e le famiglie al seguito. Segnaliamo per concludere una manifestazione ludico-motoria a scopo benefico organizzata a Ruda domenica 19 gennaio dall'Unione Sportiva Acli di Ruda. È la 27esima marcia della solidarietà Memorial Franco Quarnial, storico organizzatore e animatore della manifestazione, prematuramente scomparso 6 anni fa. Il ricavato verrà devoluto a favore dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare di Udine. Ritrovo e partenza dall'area del ricreatorio Don Valerio Lepre dalle ore 9 alle 10, percorsi di 7-13 km su strade sterrate, sentieri e lungo gli argini fluviali. E con questo noi ci fermiamo qui anche per stasera. Grazie per la cortese e fedele attenzione. Arrivederci a martedì prossimo.